ognuno di noi oggi è qui perché ti vuole bene, un grande bene, un grandissimo bene. Ognuno di noi oggi è qui perché si è sentito amato da te, e questo amore sincero, schietto e duraturo ha prodotto frutti abbondanti, rendendo un pochino migliore noi e questo nostro mondo. Ognuno di noi oggi è qui per te, perché non vuole lasciarti andare, perché vuole portarsi a casa un po' di te. D'altronde qui tutto ci parla di te. Questa chiesa che hai voluto fortemente per donare una casa adeguata e accogliente alla tua comunità, ci hai messo anche la moquette. Il grande crocifisso al quale non mancavi mai di elevare uno sguardo, entrando in chiesa oppure al termine di ogni celebrazione. L'altare che è Gesù, come ci ripetevi sempre, e al quale hai celebrato infinite volte l'Eucaristia, con una passione e una fede così grande che è rimasta impressa nei nostri cuori come la tua più preziosa eredità. Il tabernacolo al quale quotidianamente attingevi Gesù da portare ai malati e ai morenti, negli ospedali, nelle loro case, in tutti i luoghi di dolore e di sofferenza, accompagnando a Gesù sorrisi, crocifissini, come ha fatto il Papa, Don Sergio l'ha sempre fatto prima, carezze e indimenticabili caramelle. Il confessionale nel quale hai passato tante ore, strumento di misericordia divina e di paternità per intere generazioni. Se poi allarghiamo lo sguardo oltre le pareti di questa chiesa, troviamo la scuola materna che ci parla di te. Ci siamo passati in tantissimi, potrei dire tutti siamo passati da lì. L'hai voluta e l'hai custodita come preziosa culla di fede. L'hai dedicata al cuore immacolato di Maria e al mondo della Formula 1. La scuola materna ci parla di te con le aule dedicate ai piloti, le macchinine e i trofei esposti per la meraviglia di bambini di oggi e di ieri. Lara, la grande fiaccola che arde in maniera perpetua per ricordare al Signore le anime di chi non c'è più, e da oggi anche la tua. Hai amato il mondo delle corse e il mondo delle corse ti ha amato, e hai portato Gesù a velocità pazzesche, e qualcuno ti criticava per questo, ma noi sappiamo bene che Gesù, portato da te, amava andare ovunque. Il nostro sguardo si allarga ancora alla casa della gioia del sole, che ti è costata qualche guaio con la giustizia, ma che è scaturita dal tuo desiderio incessante di portare nella nostra comunità un cuore pulsante che batta al ritmo del Vangelo e a servizio dei più deboli. Proseguendo il nostro viaggio di sguardi, arriviamo alla palestra, voluta per i tuoi amati giovani, futuro della comunità, della Chiesa. L'hai voluta dedicare a Elio De Angelis, e guardando quella targa, ognuno di noi ritorna ogni volta col pensiero a quella tua amicizia fraterna con Giulio De Angelis, che è qui presente oggi, di cui tante e tante volte, non solo al Vescovo ma anche a noi, hai parlato, raccontandoci i giorni bui e incredibili del suo sequestro. E noi, sempre lì a bocca aperta, come se ogni volta te lo sentissimo raccontare per la prima volta. Facendo un salto indietro nel tempo, non possiamo dimenticare le radici del tuo ministero, quando con i tuoi confratelli sacerdoti dell'Onarmo entravi nelle fabbriche e nelle vite degli operai, che ai quei tempi non avevano certo buoni rapporti con i preti,
ma che, conoscendosi e sentendosi amati da te, non potevano non aprirti il cuore e lasciare crollare prima o poi le barriere più alte per lasciarsi finalmente incontrare dal Signore. Papa Francesco oggi la chiama Chiesa in uscita, mettere al centro le periferie, ma noi tutte queste cose le conoscevamo già attraverso di te, ma quanto sei sempre stato avanti, Don, un vero prete da corsa. Caro Don Sergio, tornando alla nostra parrocchia, vero centro del tuo cuore e del tuo ministero sacerdotale, qui davvero tutto ci parla di te. Ed è anche per questo che sarà impossibile dimenticarti. Ma sarà impossibile dimenticarti anche perché qui o in tanti altri luoghi non sono solo strutture quelle che hai costruito, sono vite vere, sono relazioni belle, sono testimonianza reale e attraente di quanto buona sia la vita vissuta alla luce del Vangelo. Ce lo hai dimostrato fino all'ultimo respiro, il tuo sguardo fisso al crocifisso, il tuo dito che faceva così, lo indicava e poi indicava il cielo, e le tue labbra che non smettevano mai di ripetere voglio Gesù, aspettando la comunione portata ogni giorno dal tuo fedele diacono Guido, a volte anche due volte, perché non ne aveva mai abbastanza. Ora il nostro sguardo si posa su di te. Ci sono una stola bianca, segno di resurrezione, e il Vangelo aperto sulla tua bara. Tu, Don, hai vissuto indicandoci incessantemente Gesù. Non avremmo capito niente di te se ora continuassimo a guardare te e la tua straordinaria umanità senza alzare lo sguardo verso la meta che tu, con tutto te stesso, ci volevi, ci hai voluto e ci hai indicato. La misericordia di Dio, Padre buono, è stato da sempre la tua più grande passione, il tuo carisma, la tua totale confidenza. Prega per noi, Don Sergio, perché la nostra fede diventi grande come la tua e perché il bene immenso che ti vogliamo sia per noi come la Ferrari, che un giorno porterà anche noi a viaggiare come te a velocità supersonica verso il regno dei cieli.